attraversiamoci, siccome stanno abbiamo visto tutti i colori, ora attraverseremo tutto il periodo che ci separa dai playoff, con questo bella, con questo ipotetico carico sulle spalle. I giocatori non hanno alibi, non cercano, anzi, non cercano alibi, non hanno alibi, la rottura testa è tutta sul campo. Se poi non ci riusciamo a vincere le partite è un altro par di maniche. Se poi si fa le cappellate di domenica è un altro par di maniche. Se poi non ci danno una mano o succede sul campo qualche incomprensione è un altro par di maniche, ma non c'entra nulla questa questione con il loro equilibrio psicofisico, tanto per essere chiari. Ci stiamo già preparando perché qualunque sia la sanzione ci verrà errata dal tribunale, e credo avanti una richiesta di questo tipo non sarà mai zero, qualche cosina ci daranno per forza, perché un po' se a me è passata a bischi, appartenga tutta alla stessa mamma lì. Noi stiamo già preparando per il secondo grado e poi stiamo lavorando già per la Cassazione. Quindi questa storia durerà 20 giorni. Io stanotte ho dormito sereno perché ho capito che se io mi faccio condizionare da questo stato di cose, ottengo esattamente quello che in questo momento probabilmente qualcuno sta sperando. Ma io, se sono nei panni dei nostri competitor sportivi, farei uguale. Io, è chiaro che questo è un momento dove gli interessi sono tanti, dove la posta in palio è altissima, è chiaro che un pochino, e sarà anche molto antisportivo dire questo, però un pochino sulle disgrazie degli altri quando si arriva a questo punto e ci si spera. Dai, bisogna dire la verità. Ecco allora, quindi non ce l'ho e non sono arrabbiato con chi spera sulle nostre disgrazie, io dico solo che hanno riposto male le speranze, perché noi questa storia non ci condiziona. Ci difenderemo fino all'ultimo grado, perché fino a che non ci dicono scusa, noi andremo avanti. Se ci danno un punto di penalizzazione, noi andiamo fino alla Cassazione, perché noi vogliamo zero con le scuse da questa storia. Perché noi siamo entrati in un'aula senza essere stati accusati di niente. Non abbiamo fatto niente, siamo purtroppo succubi insieme a altre 229 persone di una truffa e non capisco il motivo per il quale noi si debba rispondere di cose fatte da terzi. Chi ha venduto le partite in calciopoli e comprato, abbiamo dato 6 mesi, un anno di squalifica, a me mi hanno dato un anno e mezzo perché non ho sufficientemente vigilato. Non mi hanno dato, mi vorrebbero dare. Data passata qua sono andato sotto punti. L'unica cosa che gradirei, non che gradirei, che invito e che vorrei che non ci siano reazioni scomposte. Perché le reazioni scomposte, l'ho detto anche ai ragazzi, ma non ce n'è bisogno. Le reazioni scomposte, i ragazzi le hanno avute sul campo domenica, non ce l'hanno per questa storia, non ce l'avranno per questa storia, non ci portano a vantaggi. Questo invito i nostri tifosi. Anzi, il mio auspicio è che ci sia ancora più compattezza di una città. La squadra, tutti, perché oggi tutti io sento vivi intorno alla squadra, che tutti insieme affrontiamo questa fase finale. Con più forza, con più determinazione, e vi dico la verità, io la sento e spero che questa roba venga recepita, perché allora, e voglio vedere, poi si perderanno anche le partite, ma voglio vedere. E questa determinazione, ragazzi, ce l'hanno. Io queste 20-30 telefonate le ho ricevute ieri, ma di gente che non conosco. Sapevo neanche chi era di là, mi ha fatto estremamente piacere, allora ho detto, porca miseria, come si fa questa forza, questa solidarietà a non trasformare in energia positiva? Per me è già energia positiva.